io credo che rivendichi più controlli, e quando vede la Mercedes parcheggiata sotto la casa popolare il discredito viene su tutti noi, sulle istituzioni, e questo degenera in cattiveria verso generalizzata, in discredito verso le istituzioni. È per questo che io voterò a favore sia dell'ordine del giorno dell'opposizione che quello della maggioranza, che secondo me più o meno dicono la solita cosa. Grazie, consigliere. Marconcini, prego. No, dicevo, noi votiamo solo, no, io prima ho presentato, e allora tu la dirai, ho diritto di parlare, sta tranquillo. Allora, dicevo che De Mulas diceva che gli ordini del giorno sono uguali, noi voteremo, io perlomeno parlo a titolo personale in questo caso, voterò solo quello che noi abbiamo sottoscritto, perché credo che ovviamente con l'emendamento presentato da te, quello che ci ha presentato, sono un po' inalberato, perché c'era modo di poterne parlare prima, invece come al solito l'ho detto, tanto verrà presentato una fotocopia, nel momento in cui se tu dici sono uguali è la dimostrazione che ho ragione, hanno presentato un ordine del giorno fotocopia attraverso questo meccanismo e finalmente dopo 5 anni sono riuscito a far acclarare, cioè che è un ordine del giorno diverso, cioè un altro ordine del giorno, ma le questioni non sono così di lana caprina, come vanno bene, un ordine del giorno può andare bene, però iniziare invece di continuare significa che i controlli sono stati fatti finora. Allora io mi domando, se i controlli sono stati fatti, come si fa a ritenere necessario di fare un ordine del giorno per fare controlli? Se si dice sono fatti controlli, si dovrebbe essere tranquilli e tutto a posto. Quindi è una arrampicatura sugli specchi. Togliere al più presto, quindi che la paura di dire che dobbiamo prendere tempo, quindi magari fare evaporare anche l'effetto giornalistico, e poi togliere anche attraverso il coinvolgimento delle aziende private. A me mi viene da sorridere quando trovo questi atteggiamenti che tendono a pigliarsi a una presunta e mal impostata divergenza della sinistra verso i privati. Ora io mi domando, cioè, si deve, lo dico un po' provocatoriamente l'ultima sera, si deve fare pubblici, public controllo ISEE per poter, cioè, se non è una cosa pubblic è privato. Allora, io penso che un privato è anche uno che fa l'assicuratore. Questo comune non si avvale delle assicurazioni dei privati? Un privato è un avvocato, non si... La privatizzazione è qualcosa di sbagliato quando gli affidi un servizio pubblico in gestione, se è sbagliato. Ma affidarsi a un'agenzia di questo tipo è privatizzare, cioè si può fare demagogia attraverso il fatto di voler mettere in discussione Marconcini a proposito di agenzie private, via. È come dire che se si fa un'operazione, si deve fare un'assicurazione, non va fatta l'assicurazione alle generali perché è un privato, alle generali, a qualunque assicurazione. Quindi l'ordine del giorno nostro è quello più pregnante, perché mutua da quello che è uscito stasera, cioè siamo tutti consapevoli, c'è qualcosa che non va, serve un controllo. Dire continuare il controllo e togliere più presto è una sorta di... perché passerà, la differenza, vedete Mulas qual è che il nostro ordine del giorno non passerà. L'ordine del giorno presentato sostanzialmente a Bartolucci attraverso gli emendamenti passerà. Chissà i giornali quale risalto gli daranno. Io credo che domani sui giornali ci sarà scritto ordine del giorno del PD per continuare i controlli. Questo è quello che mi dispiace. Non che ci sia un tentativo, perché quando io ho proposto l'ordine del giorno e l'ho portato al PD, era lì che si poteva dire, invece di stare mezz'ora a ragionare per conto nostro, a dimostrazione non c'è stata la volontà di dialogare, perché noi avevamo portato una carta con tutte le opposizioni. Era lì che si poteva dire Marconcini, ma si può trovare un aggiustamento. Si è cercato un'altra strada perché si sa di avere i numeri. Concludo dicendo una cosa, il sindaco prima diceva non si è parlato delle ASE popolari. Guardate che la questione delle ASE popolari non è soltanto legata all'assegnazione iniziale. La questione è in quanti casi oggi hanno diritto a una casa grande famiglie che magari oggi sono ridotte nel numero, e magari ce ne sono altre che per reddito, per numero di persone avrebbero bisogno di qualche cambiamento. Sono questioni sulle quali non abbiamo la capacità nessuno di mettere mano. Quindi la questione del Mercedes spesso è legata al fatto che chi ha le ASE popolari però ha un tenore di vita. Molto spesso il Mercedes ce l'ha chi probabilmente non avrebbe più diritto, quando è stato assegnato ne aveva. Quindi non si tratta di ragionare sull'assegnazione, si tratta di ragionare sul fatto che oggi debbano continuare le ASE popolari. È un problema che non esiste in questo mondo e non credo. E poi c'è l'altra questione sulla... non c'è, vabbè, allora se non c'è non capisco. Ma lo so che esiste tutti i rumori, ma incidentalmente mi hanno eletto a Empoli, era solo Empoli, lo so, ma il problema non dico che in quell'altro comune non esiste, sto dicendo che in quell'altro comune per esempio hanno votato di fare dei controlli, siccome dite i controlli sono stati fatti, la domando, se esiste anche un altro comune e quindi esiste anche Empoli, che controllo avete fatto se c'è ancora il problema? Vedete cascata in contraddizione, era più onorevole dire abbiamo tutti dei problemi, intensifiamo ora, perché mentre mi dici sindaco,
Che il problema c'è? E tu hai fatto controlli? Che controllo ha fatto se tu li vuoi continuare i controlli? Un ti sono serviti, tu hai ammesso te ore, c'è il problema? Ti pare? Non ti pare ovviamente. Per quanto riguarda la questione delle ASL popolari, c'è anche l'aspetto legato a questa grande questione, vorrei porre l'attenzione, che è quella della vendita o meno degli immobili. Vorrei che l'amministrazione comunale, anche sotto questo aspetto, ponesse l'attenzione, però che in questo caso non arriva un po' a consiglio e quando esiste qualcosa non ha funzionato perché non sanno mezzi e poi si conclude la serata di dire continuare a fare controlli come se i controlli siano andati bene finora. Perché per esempio se ripenso all'intervento di Cavallini, mi pare che quel vostro ordine del giorno lo smentiate clamorosamente. Tutto qua, si poteva chiudere in una maniera più onorevole e avendovi dato un mandato, una sorta di fideiussione, con la firma di tutti, il sindaco poteva fare come ha fatto fino ad ora, con la differenza, vi siete voluti smarcare se i giornalisti in questa città avessero, tanto fossero presenti e avessero un minimo di onestà intellettuale, rimarcherebbero come ci sono posizioni diverse, perché non sono questioni di lana caprina questi cambiamenti che avete fatto. Tutto qua, mi sembrava si potesse finire prima, sono contento che però finalmente si sia addivenuti al fatto che la regola che sottopongo da 5 anni sia finalmente stata compresa anche dagli organismi decisionali. Grazie Marconcini, Baroncelli. No, voglio intervenire, sono breve, ma dico veramente questo tentativo di svilire un ordine di giorno firmato dalle minoranze con questo emendamento è proprio che si potrebbe dire? Non c'ho parole da non mi viene nemmeno parole dire da quanto è proprio nullo, è proprio zero, non vuol dire nulla, cercano di svilire vorrebbero addirittura il tentativo è stato, come è detto, di portare un ordine di giorno modificato, si vuole approvato e non siamo costretti a votarlo o votarlo contro, il colmo dei colmi. È veramente, non siamo riusciti stasera a sapere dal comune nessuna notizia chiesta nella spesa di quello per le cose, né quanto è stato fatto per le zanzare, né quanti sono stati fatti di controlli, quanto sono risultati sfavorevoli a chi ha avuto degli aiuti. Non si sa nulla, si sa solo che avete fatto di tutto per cercare di vedere di non fare i controlli. Questo dichiara Lisa e Lisa e siamo a posto, l'ha dichiarato lui, sempre detto così e sempre detto così, sì, dalle precedenti amministrazioni comunali. Io questo qui non è collaborazione, o si decide di fare il tutto per il bene dei cittadini e per bene di questa amministrazione comunale e quindi non si può essere contrari nemmeno noi se fate qualcosa di buono, oppure si decide di continuare come al solito a amministrare questo comune come mai è cosa propria perché ormai ci sa da 64 anni. Allora vi va bene, continuate così, ma voglio vedere veramente, come ha già detto anche i 5 Stelle qua, voglio vedere che prenderete la prossima volta i voli, perché noi non vi daremo tregua in questa legislatura per far venire a galla tutto quello che voi non siete in grado di dirci, neanche le risposte più elementari. Cosa avete speso per fare questa cosa? Nulla. Cosa avete? Non avete dato una risposta stasera, non avete dato una risposta, solo avete cercato di far modificare ingloriosamente un ordine di giorno presentato tramite Marconcini da tutte le opposizioni. Tanto dovevo dire e tanto ho finito. Grazie consigliere Bartalucci. Ma se non c'è basta, che va a cercarlo per parlare. Ma... Allora, Bartalucci, prima domanda che giustamente... Piero? No, prima domanda che giustamente mi poneva Di Mula, se ha ragione, non ho domanda, visto che diventano due ordini di giorno, è chiaro. Volevo sapere se il suo emendamento, quello presentato a Di Mula, se è accettato dal... Perfetto, bene, grazie.
Sì, noi accettiamo l'emendamento di Mulas. No, volevo come dire, precisare alcune cose per cercare di ristabilire un po' l'ordine delle cose dal nostro punto di vista. Noi